Io sono il sindaco di Roma e come tutti gli amministratori pubblici devo rispondere quando vengono poste le questioni, quando vengono avanzate le accuse nei confronti della nostra amministrazione. Devo farlo con trasparenza e con chiarezza e oggi devo farlo nei confronti di una trasmissione report che è stata trasmessa dal servizio pubblico della RAI. Una trasmissione che è stata programmata proprio in piena campagna elettorale, perché i comizi elettorali per le elezioni comunali di Roma sono stati convocati il 26 marzo e quindi siamo già in campagna elettorale. Eppure il servizio pubblico ha permesso che una trasmissione di chiaro orientamento politico e di fortissima impronta propagandistica fosse trasmessa con l'unico scopo di creare problemi a me, alla mia immagine e creando anche gravi problemi all'immagine di Roma. Io faccio questo video che è una cosa modesta rispetto a una trasmissione fatta dalla televisione, dalla RAI, dal servizio pubblico. Però devo farlo perché in realtà non mi è stata concessa la possibilità di fare una vera intervista. Forse sarebbe stato un interrogatorio, ma non un'intervista, perché io ho chiesto, prima di fare l'intervista, di vedere i servizi che sarebbero stati trasmessi, di conoscere quelli che erano gli argomenti che erano sollevati dalla trasmissione stessa e poi fare l'intervista su un piede di parità, di trasparenza. Questo non è stato concesso perché da report sono abituati a utilizzare le interviste come degli interrogatori che vengono montati, smontati e rimontati a seconda delle circostanze, a seconda come fa comodo a loro, fondamentalmente per far fare una figura non positiva alla persona intervistata. Non farò solo questo, ho intenzione ovviamente, l'ho già detto, di presentare querela per diffamazione mezzo stampa e una richiesta di risarcimento danni sia per la mia persona sia per l'istituzione che rappresento. Perché da quella trasmissione non è soltanto stata attaccata la mia persona in termini politici, in termini personali, ma è stata attaccata anche un'istituzione che è stata, diciamo così, smontata e messa in discussione non solo per i 5 anni della mia amministrazione, ma per un lasso di tempo molto lungo. Si è presentata una sorta di Comune di Roma che è una specie di parassita, di dato negativo rispetto alla città. E questo non è accettabile. Abbiamo tanti difetti, ma non è accettabile che sia questa l'immagine che viene proiettata rispetto a un'istituzione che ha 24.000 dipendenti, che cerca in qualche modo di dare servizi alla città nonostante la crisi economica e tutte le difficoltà che conosciamo. Aggiungo che tra qualche ora dobbiamo lavorare ancora parecchio perché il materiale è tanto, metteremo sulla rete anche un documento scritto in cui confuteremo punto per punto tutte le menzogne e tutte quelle che sono le imprecisioni che hanno caratterizzato i servizi mandati in onda da report. Lo facciamo in maniera puntuale e pignola anche perché nessuno possa pensare che ce la vogliamo cavare con un discorso genericamente politico. Non vogliamo in questo video entrare nel merito, ma in quel documento troverete tutte le risposte rispetto alla base, la querela per diffamazione e risarcimento danni anni che noi andiamo a fare. Veniamo adesso alle tesi politiche perché, ripeto, la trasmissione report fatta dalla dottoressa Gabbaledli è una tesi politica e allora noi dobbiamo rispondere dal punto di vista politico. Quali sono le tesi politiche che vengono rappresentate nei servizi di questa trasmissione? Primo, la questione della criminalità organizzata. Si dice che Roma è ormai preda alla criminalità organizzata e che non ci sia un vero argine rispetto a questa situazione. Allora io voglio ricordare che la prima grande operazione antimafia che è stata fatta nella nostra città risale al 27 luglio del 2009, fatta allora a questore Caruso, che portò al sequestro di 200 milioni di euro di beni per 200 milioni di euro che erano stati acquistati da capitali sporchi e da capitali infiltrati dalla mafia e dalla criminalità organizzata. Sottolineo questa data per far capire una cosa, che se c'è infiltrazione della criminalità organizzata nella nostra città è a radici antiche, non è una questione che nasce in questi anni, magari perché la giunta Alemanno è distratta o altre cose di questo genere, ha radici antiche ed è ovvio che a Roma, come in tutte le città italiane ed europee, c'è un tentativo di infiltrazione economica della criminalità organizzata perché là dove ci sono i mercati ricchi arrivano i capitali sporchi e cercano di comprare pezzi di economia e questo è un fatto che risale a molti anni nel tempo. Poi ci sono altri fenomeni che devono essere in qualche modo verificati, in particolare lo spaccio della droga. Però noi oggi abbiamo il migliore procuratore capo della Repubblica che è esperto in questi campi, che è il dottor Pignatone. Abbiamo un questore che viene da Napoli, che viene dal sud ed è un forte conoscitore di questi fenomeni di criminalità organizzata. A loro ci appelliamo per un contrasto alla criminalità organizzata che sia vero, che sia serio, e questi inquirenti non hanno bisogno di
giornalisti di Report che si improvvisano a fare i Sherlock Holmes di provincia, andando in giro a prendere interviste mascherate, travisate, nascoste, tutti questi giochini vecchi, logori che abbiamo visto nella trasmissione Report per dimostrare chissà che cosa. Hanno bisogno semplicemente di avere la possibilità di andare fino in fondo nelle loro inchieste e hanno sempre avuto la piena, totale collaborazione da parte della nostra amministrazione per combattere la criminalità organizzata. D'altra parte, la stessa Gabanelli ha ammesso, questa è l'unica ammissione che ha fatto nel corso della trasmissione, che i reati, da quando noi siamo in Campidoglio, sono diminuiti del 14%. Poi ha detto che i reati per mafia invece sono aumentati, però non si sa quali siano i reati per mafia secondo la signora Gabanelli, non l'ha specificato. In realtà tutti i reati sono calati e nel 2012 sono calati gli omicidi, tentati omicidi e le rapine, quindi le forme più efferate di delitti che esistono nella nostra città. Quindi da questo punto di vista c'è una lotta in atto, noi siamo pienamente collaborativi con tutti gli organi inquirenti e siamo convinti che Roma saprà respingere qualsiasi attacco alla criminalità organizzata, perché il tessuto della nostra città è sano, non è affatto inquinato e gli aspetti negativi che sono stati mostrati in quella trasmissione sono delle isole, ma sono delle isole che saranno presto colpite e cancellate dalla nostra città, ne siamo convinti. Secondo punto è quello legato a quella che sono le inchieste della magistratura su reati in qualche modo legati a situazioni di tangenti, di corruzione e altri problemi di questo genere. Anche qui le inchieste sono in corso e sono in corso da tempo, con grande evidenza giornalistica, sono arcinote, sono viste e straviste. La tecnica della trasmissione è quella di confondere queste inchieste, che pongono ovviamente dei problemi seri che devono essere affrontati dagli inquirenti, e noi attendiamo il lavoro della magistratura, perché se qualcuno ha sbagliato deve pagare. La loro tecnica è quella di confondere queste inchieste con una serie di altre illazioni, battute, fatti di secondaria importanza per dare l'immagine complessiva di un'amministrazione che sarebbe allo sbando, che sarebbe dedita al piccolo traffico, alla corruzione e altre cose di questo genere. Non è così. Ci sono alcuni problemi, alcuni episodi ben definiti su cui ci sono inchieste molto approfondite, il resto dell'amministrazione è assolutamente fuori da questa vicenda, noi non abbiamo nulla a che fare con le storie che sono state raccontate in quella trasmissione e anche questo va evidenziato con grande chiarezza. Infine, l'ultimo punto, forse il più pericoloso perché incide sulla cultura cittadina, la cultura politica, è dare un'ulteriore spinta a quella cultura del no, a quella cultura della negazione di ogni progetto che è il grande male che rischia di soffocare la nostra città e tutta l'Italia. Qualsiasi progetto imprenditoriale, qualsiasi opera edilizia, qualsiasi opera pubblica e sono tutte colate di cemento, sono tutte speculazioni, sono tutti progetti che devono essere cancellati. Deve essere cancellata la metro C, su cui lo Stato, la Regione e il Comune hanno investito miliardi di euro. Bisogna cancellare le espansioni edilizie, bisogna cancellare linee, i corridoi della mobilità, le linee filobus, bisogna cancellare tutto, non bisogna fare niente, perché qualsiasi cosa si fa c'è sicuramente la mano oscura delle imprese che conculcano l'amministrazione e così via. Ma voi pensate che in un momento di crisi economica, in un momento in cui c'è bisogno di lavoro, in un momento in cui le nostre imprese chiudono una dopo l'altra, noi possiamo continuare a alimentare queste sciocchezze e questa cultura del sospetto su ogni attività che viene fatta? E questa è l'immagine che si vuol dare della nostra città e che si vuol dare all'economia nazionale? Chiaramente, se ci sono problemi, se ci sono scelte da fare, bisogna approfondire, bisogna essere oculati. Ma certamente non si poteva chiedere a noi di sospendere delle opere cominciate dalle precedenti amministrazioni. La metro C è stata progettata e definita dall'amministrazione Veltroni, noi l'abbiamo portata avanti perché dovevamo portarla avanti finanziandola e così dicasi per quanto riguarda i corridoi della mobilità e così dicasi per quanto riguarda tante espansioni edilizie di cui si parla in quella realtà. Noi in più abbiamo aggiunto Torbella Monaca, ma anche Torbella Monaca, la più grande opera di risanamento di una periferia in Europa, viene contestata perché anche quella non si deve fare e si dice che ci sono interessi dietro che in realtà, come dimostreremo, carta alla mano, non ci sono minimamente. Allora noi vogliamo veramente dare spazio a queste realtà? Vogliamo fare la propaganda grillina che dice no a tutto? E questo è il grande messaggio finale della signora Gabanelli? Ecco, noi abbiamo proseguito lavori fatti da altri. Ricordiamo a tante persone di sinistra che vorrebbero mettersi ad aggancio con il comizio della signora Gabanelli che queste opere sono opere fatte da loro e proseguite da noi. E ricordiamo all'opposizione centrosinistra che 5 anni di opposizione ostruzionistica e distruttiva
non sono servite per nulla al Partito Democratico, sono servite semmai a Grillo, all'antipolitica, ma non a loro. Quindi glielo ricordiamo modestamente, poi se vogliono continuare così non ce ne faremo una ragione. Noi combattiamo un'opposizione ostruzionistica che ha fatto di tutto per impedire dal centro-sinistra di fare progetti nella nostra città. E allora alla signora Gabanelli, che conclude la sua trasmissione col comizietto, dando consigli, avvertimenti ai partiti, dicendo di escludere questo o quell'altro, insomma, dalla sua ricetta ai partiti, gli diciamo: se ha voglia di fare politica, la faccia, si candidi, ci mette la faccia, si candidi a Presidente della Repubblica, si candidi a quello che vuole, ma non può confondere l'informazione del servizio pubblico con questi piccoli comizi elettorali. E non si illuda, perché i romani sono molto svegli, i romani sono molto scafati, come diceva anche alcune delle canzoni che sono state cantate durante le trasmissioni. I romani non si fanno incantare da queste trasmissioni, i romani vanno avanti, guardano i fatti concreti, guardano un'amministrazione che ha fronteggiato una crisi economica con un lavoro durissimo, sanno scegliere. Non sarà Report a decidere il destino di questa amministrazione e il destino di questa campagna elettorale. Saranno i romani, in base a quello che noi diremo, concretamente ed effettivamente. Noi andiamo avanti e non abbiamo nessuna intenzione di fermarci per questi piccoli ricatti di natura informativa e giornalistica.